Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Come abbiamo visto nelle presentazioni, Studio One 5 offre una nuovissima funzione di Score Editor. Accedendo ad una traccia MIDI, ad esempio di pianoforte, troviamo familiarità col nostro Key Editor, in cui vediamo le note ben rappresentate anche in colorazioni diverse e con all'interno il simbolo della velocity che ogni nota contiene. Per poter accedere al menu delle velocity, clicchiamo sul più qui in basso, che ci permette di aprire le lane riguardanti tutte le funzioni di appunto velocity, note controller, key switch, modulation, pitch bend, aftertouch e sustain. Possiamo poi aggiungerne altre eventualmente attraverso l'opzione automation, che ci permette poi ovviamente di aggiungere anche altre funzioni riguardanti program change, eccetera eccetera. Possiamo eventualmente aggiungere anche una seconda lane e questa volta inquadrare ad esempio il pedal sustain e quindi poter avere a disposizione entrambe le lane di riferimento. Per accedere allo Score Editor basta semplicemente cliccare sulla chiave di violino che troviamo qui in alto a sinistra, Score View, che ci porta all'interno della nostra traccia di pianoforte. Come vediamo, la stesura è su una singola chiave e dovremo poi quindi suddividerla in una doppia chiave di lettura per il pianoforte. Per cambiare chiave è semplicissimo, clicchiamo sulla chiave di violino e scegliamo quelle di riferimento, oppure con il tasto destro possiamo convertire la partitura in Grand Staff per il pianoforte. Automaticamente il Do centrale viene preso come riferimento e vengono suddivise le parti sulle due staff, quella di violino e quella di basso. Vediamo subito come lo Score View di Studio One sia in grado di controllare la lunghezza delle note e quindi aiutarci nella visualizzazione corretta senza prendere in considerazione le micro sfasature che normalmente creano problemi all'interno della stesura delle partiture. Stiamo parlando di tutte quelle componenti, ad esempio, che fanno riferimento all'allungamento parziale di alcune note e quindi evitare di avere dei rest molto brutti e molto stretti da guardare. Quindi la partitura è molto fluida, rispecchia ovviamente la visione a livello di arrangiamento, quindi non di pagina. Possiamo stringerla o allargarla nel momento in cui abbiamo a disposizione più tracce che seguono la partitura. Per fare questo possiamo accedere ad esempio ad ulteriori tracce MIDI all'interno del tracklist e accendere quindi le altre partiture che sono presenti nell'arrangiamento. Con questo sistema avremo modo quindi di leggere tutte le altre tracce nella stessa partitura e quindi avere un riferimento più semplice. Anche questa possiamo convertire in Grand Staff. Apriamo il nostro MIDI piano 4 di riferimento. Il piano in questo caso è stato suonato da Gianfranco Mauto e in questo caso il piano 4, che è collegato ad ANA, ci suona un arpeggio in stile DX7 insieme al pianoforte che noi stiamo ascoltando. Ovviamente possiamo inserire in qualunque momento anche la chiave che fa riferimento alla nostra tonalità. Per inserire la tonalità di riferimento all'interno della chiave dovremo semplicemente inserire la tonalità nella nostra key dell'arrangiamento. In questo caso, stando in Do, notiamo subito che abbiamo una certa quantità di accidenti disponibili all'interno della partitura. È chiaro che ci troviamo in tonalità di Si maggiore. In questo modo tutte le chiavi vengono aggiornate e di conseguenza la partitura segue un aspetto più classico. Possiamo ora a livello grafico inserire tutto ciò che riguarda la nomenclatura all'interno della nostra partitura, per esempio i crescendo o i diminuendo direttamente scritti attraverso l'uso o gli accenti, ad esempio come in questo caso, sulle note. Abbiamo ovviamente nella sezione articolazioni la possibilità di inserire quindi le nomenclature di staccato, staccatissimo, accento, accento forte, eccetera eccetera. Questo è comodo anche per chi scrive per chitarra e utilizza questi simboli per indicare la pennata. L'articulation force viene inserita sempre attraverso questo menu, quindi abbiamo lo sforzando, sforzando fortissimo, forzando, fortissimo, forzando, sforzato e sforzato fortissimo. Sono delle nomenclature extra rispetto alle classiche
nomenclature dinamiche che fanno riferimento appunto piano, forte, fortissimo, mezzo forte, eccetera eccetera. Il controllo di dinamica lo abbiamo attraverso il crescendo o il diminuendo, in questo caso possiamo aggiungerli alle note e allungare a mano fino al punto di crescendo. Questo per rifinire ovviamente tutti gli aspetti della partitura, compreso l'arpeggio, il tremolo e il trillo. Poi all'interno abbiamo tutte le diverse nomenclature riferite allo stesso argomento. Lo stesso vale per il glissando e il portamento. Il cambio di ottava, ottava sopra, due ottave sopra o ottava sotto e due ottave sotto. Questo per aiutare poi anche la lettura. Ovviamente tutta la partitura può essere poi semplicemente trasportata all'interno di Notion e quindi sull'iPad o su un altro Studio One o su Notion su un altro computer, e quindi agevolare anche la lettura ad esempio del nostro strumentista che ha davanti l'iPad. Lo score ovviamente può essere editato, quindi ogni volta che noi modifichiamo una nota lo stesso cambiamento avviene all'interno del Key Editor, quindi troviamo la stessa nota, come vediamo, modificata all'interno del Key Editor. E possiamo chiaramente aggiungere delle variazioni, come ad esempio la suddivisione in ottavi di questa nota. E quindi creare rapidamente anche delle variazioni ritmiche e melodiche all'interno della partitura senza dover necessariamente andare a muovere l'interno, come vediamo, del nostro Key Editor. Possiamo utilizzare anche in questo caso lo Step Record per registrare le note una per una in maniera molto semplice e quindi agevolarci nella scrittura, ad esempio, di scale velocissime che poi possono essere risuonate rapidamente dai nostri synth o dai nostri suoni campionati. Prosegue poi la nomenclatura con le pause, chiamate rest in inglese, con le pause, i rest, le note puntate o doppio puntate. Nella sezione action troviamo poi la possibilità di creare rapidamente delle terzine o i cambi chiave o addirittura la trasposizione rapida di una sezione. Ad esempio possiamo cambiare la chiave in questo punto o la trasposizione in questo caso attraverso l'uso di intervalli all'unisono, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima, o attraverso gli intervalli diatonici, perfetti, diminuiti o aumentati, maggiori e minori, sulla stessa ottava o su ottave differenti, lo spostamento in su o in giù, la possibilità di selezionare soltanto alcune note, copiarle poi all'interno di un'altra misura in maniera molto rapida e semplice. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!